Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly, o è che Carly, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Negli episodi della volta scorsa siamo finalmente andati a uccidere il drago. E oggi, aprite bene le orecchie, andremo a prendere l'elitra all'interno dell'End City. Cioè bisogna tipo tirare l'Ender Pearl, bisogna tirare quel coso nel portale, poi entri, ci sono le isole, tutte queste cose strane che io non ho mai fatto e sarà la prima volta oggi con voi. Sicuramente vi sarete chiesti perché c'è una scimmia qua dietro che vi sta guardando dallo schienale della mia sedia, perché ho pensato che ci potesse proteggere in questa lunga avventura insieme. Quindi è importante avere una scimmia protettrice dietro. Ma prima di andare ho pensato, siccome abbiamo così tanti livelli, perché non approfittarcene? E mi sono già munita qua nell'inventario, se vedete, con tutte le cose necessarie per andare a prendere queste benedettissime elitra. Però prima voglio un attimo magari incantarmi qualcosa in più, perché questa volta so che sarà veramente difficile. Protezione 3, no. Vediamo. Efficienza 4, potenza 2, perforazione. Allora, facciamo così. Prendo protezione 3, che prima mi sono sbagliata, forse non l'avrei dovuto togliere. E magari lo possiamo aggiungere tipo a qualcosa, la corazza, vediamo. Ai pantaloni, mettiamoli i pantaloni, vediamo. Protezione 3. Perfetto. Non si sa mai. Protezione 3, ma sì. In realtà sì. E lo possiamo mettere dove? Protezione 3, 4. Ma direi di metterlo all'elmo a sto punto. Ottimo. Così c'è tanta protezione. Vediamo efficienza, flagello, questo qua che non so mai che cosa sia. Il mistero. Potenza, perforazione, affilatezza. Dovrei mettere tipo aspetto di fuoco. Saccheggio, lama sferzante. Lama sferzante, io ce l'ho la spada. Cavolo, servono 35. Oh, Maria Benedetta. Ok, allora. Quasi quasi vado un attimo a farmare al volo nella mia farm. Così faccio un po' di livelli e ci rivediamo tra pochissimo quando avrò fatto. Ecco, non è il mio video, come dico sempre, se non prendo un cespuglio di bacche. Meno male, sono tornata al pelo prima della notte. Chiudi. Ok, allora andiamo subito di nuovo a vedere qua. Allora, cos'è che ci interessava? Atterraggio morbido? Sì, lo prendiamo. Da mettere nei piedi. Vediamo così. Atterraggio morbido. Perfetto. Lama sferzante alla spada. Allora, mettiamo via tutti questi libri che ho tirato fuori qua. Come sempre dovrei ricordarmi una barca, che me la scordo ogni singolissima volta. Quindi mi fermo un attimo a rubare del legno per farmi un tavolo da lavoro. Ciao Creeper, stammi pure alla larga. E poi mi faccio una bella barchetta. Però direi che questa volta forse dovrei avere tutto. Torce, frecce, cibo, enderai, enderpearl, materiale scrauso per passare da un'isola all'altra. Mi mancherebbe solamente un po' di legna, che fa sempre comodo avercela dietro. Ok ragazzi, direi che adesso si può partire per questa magnifica avventura insieme. Non vedo l'ora. Sono sempre un po' in ansia, ovviamente. Non può mancare la mia ansia. Però chi lo sa, se ne usciremo vivi, forse avrò le mie elitra e potremo volare da una parte all'altra. Ops, sono slogato una caviglia. Tanto per fortuna ho atterraggio morbido, giusto? Esiste atterraggio morbido 5? Direi di sì. Allora, è sempre dritto per di là. Superata questa foresta, abbiamo due mari da navigare. E come sempre, ragazzi, si arriva qui con 80.000 barche. Cioè, ormai qua farò un porto a questo punto. Allora, dobbiamo scavare. Dov'è il punto? Qua. Signori, il varco è stato aperto. Respiro. Andiamo giù più in fretta, così. Respiro. Giù. Raga, ma che comodità. E siamo di nuovo qua, arrivati. Adesso non mi ricordo mai da che parte, credo sia per di qua. Dunque, io ho tutto.
Direi, anzi, mi tengo questo via, mi tengo le mele a portata di mano perché non si sa mai. E si va! Oh! Ragazzi, come dico sempre, senza indugio, su Segugio. Ecco questo portale qua. E ci dobbiamo cacciare dentro un enderpearl, da quello che ho capito. Solo che io ho un grande problema con le enderpearl. Nel senso che non le so lanciare. Quindi adesso per arrivare lì, perché poi ho iniziato a farlo qua? Potevo andare più sotto? No, non lo so io cosa mi è passato per la testa. Chiedo scusa. Scusate, basta che io ci vada sotto. A sto punto. Allora, qua. Ancora un po' perché sono capace di sbagliarlo anche da qua. Oh! Il varco è qui? Ok. Ok, che figata. Poi come faccio a tornare indietro? Devo tornare di nuovo da qua, giusto? Ok. Oh, non mi venire qua vicino. Allora, sono delle isolette, giusto? Io come faccio a sapere qual è quella giusta? Io non lo so qua, ragazzi. Mi sento un po' persa, però. Vabbè, tanto che mostri ci dovrebbero essere dentro, no? Ci sono solamente gli Enderman. Non credo che siamo così. Giusto? Mi confermate che ci sono solo gli Enderman? Oh, bello! Frutto di Chorus, Chorus! Ma che è? Ma guarda un po'. Scende benissimo, tipo i bambù. Guarda. No, vabbè. E cosa ci faccio con questo frutto? Lo posso mangiare? O muoio? Adesso crepo, guarda com'è. Cosa ho fatto? Perché dico io l'ho mangiato? Era necessario mangiare il frutto di Chorus? Bellino questo. Città al termine del gioco. Cos'è? No, raga, che paura. L'avete sentito? Vi prego, ditemi che l'avete sentito. Cos'è quel... Spaventata a morte. Però bello queste. Le voglio anch'io. Nella mia vanilla. Queste pietre. Ok. Mi attacca. Che cos'è? Cos'è che è caduto? Oh! No, raga, ho paura. Un attimo. Perché mi segue? Che cos'è sto bagaglio? Oh, non mi seguire, cosa? Non mi seguire! Cos'è successo? Raga, cos'è successo? Raga, cos'è successo? Oh! Ok, quindi sono queste cose che ti fanno lievitare nel cielo, giusto? Però non li voglio! Non lo voglio! Santa Lucia, guarda un po' te. Ecco, dovevo prendere l'acqua. Ecco cosa dovevo prendere. L'acqua. Ok, premettendo che sono puramente... puramente terrorizzata da questa situazione, adesso mi hai stancata. Io ti piccono vivo. Che tu mi faccia lievitare o meno. Oh, è morto? Che cosa ha avuto? Guscio di Shulker. Chi è che mi attacca? Dove sei? Sei su. Ma tipo ruttano. Basta! Ah, è qua. Vai. Ok. È morto o... No, ho solo un guscio di Shulker. Basta queste palline volanti! Poi non mi fa nulla qua! Cioè, sono inutilissime! No, vabbè. Stai scherzando, devo fare... Stai scherzando, vero? Devo fare un parkour? Stiamo scherzando?
Ok, dai, no, non mi sembra così difficile. Sinceramente pensavo molto peggio. È che non so cosa aspettarmi lì in alto. E poi cosa servono le barre dell'Ender? Raga, vi giuro, mi sembra di giocare un gioco diversissimo. Io qua non ci sono mai arrivata. Ma ti buttano ste cose! Forse è utile per lievitare in aria. Ok, bravi, spingetemi. Ok, GG, ottimo lavoro. Adesso lasciatemi stare. Let's go! Per fortuna hai messo atterraggio morbido. Ah, sei qua! Ciao! Vieni a casa con la Carlottina. Qua cesta! Due ceste! Ho capito, basta! Piccone, efficienza 3. Wow, che belli queste cose qua. Cosa ci dovrebbe essere nel baule del land? Wow! No, no, cerchiamo di non cadere, per favore, raga, cerchiamo di non cadere. Ok, qua mi sta bene, qua mi sta bene. Ok. Che paura, scherzi! No, 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 raga, non mi piace, raga, non mi piace per niente, raga, non mi piace per niente. Raga, non mi piace per niente, cioè se io cado qua sono morta. Basta, state fermi, sono armata! Protezione, wow, indistruttibilità, efficienza, prendi tutto. Tocco di velluto nella pala, ma va. Guardate quante roba che hanno. Maledizione della scomparsa. Oh, un attimo. Cos'è maledizione del legame, della scomparsa? Dell'apparizione, basta. Vai via, via. Ok, qua si va. Oddio, basta, basta, vi prego, basta. Qua si va su ancora. Let's go. E qua dove siamo? Dovrei andare qua in alto. O là. Qua, raga, mi sembra che ci sia una cosa super speciale, però. Come me la rischio, raga? Come me la sta rischiando? Ok, devo fare una cosa più intelligente. Ce la posso fare. Dovrei lanciare una perla là. Ok. Wow, più semplice del previsto. Ok. E qua su cosa c'era? Nulla. Un bel nulla. Cos'è questo alambicco speciale? Salute istantanea? Wow! Ruba tutto. Ho bisogno di buttare via un po' di cose. Buttiamo via tipo queste, queste e queste. Vabbè, l'alambicco se lo possono tenere. Raga, è questo! Raga, le abbiamo trovate! Erano qua! Oh Gesù! Diamanti, diamanti, maledizione delle gambe. Vabbè, poi mi spiegate nei commenti che cosa sono tutte queste cose. Flagello di... Ah, ma va, il flagello va messo qua! Ma io proprio fuori dal mondo. Vabbè, lasciamo qua questo. Lascio qua il ferro perché tanto ne ho a quintalata a casa. Però tutte queste cosine interessanti le voglio prendere. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, allora lasciamo qua tipo questo. Nel blu dipinto di blu. Wow, come si usano? Si mettono qua? No? Si mettono al posto di questo, vero? Sì. L'elitra, non ci credo, fammi vedere. Raga, sono splendide. Non ci credo che le abbiamo trovate. Incredibile. No. Fanno paura quando fanno così. Fantastico, allora, obiettivo della giornata raggiunto, direi, eh. Ragazzi, è stata una faticaccia, ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti un po' tutte le domande che vi ho fatto, che adesso me le sono scordate, tipo cosa servono le maledizioni nei pantaloni, tipo queste cose. Avete visto, ragazzi, comunque è stata scimmia a proteggermi per tutto questo tempo. Fatemi sapere anche cosa ci faccio con le barre del land e con i frutti e con i gusci di Shulker, perché io non ne so nulla. Questo è praticamente un mondo nuovo per me. Ci sono arrivata non so come. Da Carly è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!